Presidente, signori del Governo, signori colleghi, voglio precisare sin d'ora che quello che è in esame in questo momento non è un provvedimento che riguarda la sicurezza. Per quello arriverà il decreto Salvini in aula e lì parleremo di sicurezza. Questo è un semplice debito di giustizia per quando lo Stato non è stato in grado di garantire la necessaria sicurezza e i cittadini si sono trovati lasciati da soli davanti a una ingiusta aggressione. Ho sentito parlare in quest'Aula di Far West, ho sentito parlare in quest'Aula di omicidi liberalizzati, si parla sempre dei gioiellieri pistoleri. Io preferisco fare un altro esempio. Mi piace pensare che questo provvedimento sia dedicato, per esempio, a una ragazza che ha dovuto difendersi magari a mani nude o con lo spray al peperoncino davanti a un aggressore che era penetrato nella sua abitazione e tentava di violentarla. E magari con quello stesso spray al peperoncino ha provocato il distacco della retina dell'aggressore e ora si trova indagata per lesioni gravissime e addirittura viene richiesto il risarcimento del danno per quel fatto. Queste sono le persone alle quali noi vogliamo rispondere con questo disegno di legge. Le opposizioni dicono che i procedimenti sono pochi e che sono tutti conclusi con assoluzione, però vorrei anche chiedere come mai questa affermazione non è stata fatta dalle opposizioni davanti alle vittime di questo tipo di situazioni che pure abbiamo incontrato durante le lunghe audizioni. Noi non costruiamo mondi di propaganda e di paura, come qualcuno ha detto poc'anzi, ma abbiamo a che fare con persone vere, che hanno subito aggressioni vere, che hanno dovuto difendersi veramente e alle quali dobbiamo una risposta. Non vi ho sentito dire che le norme vigenti sono adeguate davanti a quelle stesse persone che abbiamo audito. Nessuno vuole togliere discrezionalità al giudice, ma dobbiamo prevedere percorsi privilegiati di definizione dei procedimenti per chi sia in corso in ingiuste aggressioni. Abbiamo quindi un debito morale davanti a chi, dopo l'aggressione, ha dovuto anche attraversare la fase della gogna mediatica, ha dovuto attraversare un processo che, come diceva Carnelutti, è di per sé una pena e ha dovuto fronteggiare una richiesta di risarcimento. Entrando nel merito, quindi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare modifica in modo sostanzioso l'articolo 52 del Codice Penale, che pur lasciando intatta al primo comma il criterio di proporzionalità, vede però un'aggiunta significativa con il quarto comma, nel quale andiamo a identificare una cornice, un quadro all'interno del quale la difesa sia sempre considerata legittima. E questo quadro è dato da alcuni elementi, e cioè la necessità di respingere un'intrusione che sia stata posta in essere con violenza o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica e sia stata portata avanti da una o più persone. In questa cornice la difesa è sempre legittima. Noi vogliamo che sia chiaro che lo Stato si mette dalla parte dei cittadini onesti e contro stupratori, delinquenti, rapinatori, aggressori. Con questa modifica, che è a nostro modo di vedere indispensabile, questa chiarezza appare. Debbo anche un debito di cortesia verso il senatore Ugo Grassi, che mi ha manifestato una interessante prospettiva in ordine all'articolo 2044, così come l'abbiamo modificato. Come è noto, l'articolo 2044 del Codice Civile prevede l'esclusione del risarcimento del danno quando si operi in una situazione di legittima difesa. Tuttavia, sappiamo anche che questa norma aveva necessità di qualche ritocco per essere chiarita. Allora, abbiamo aggiunto al comma 2 e al comma 3 una precisazione per la quale appare chiaro che la responsabilità di chi ha compiuto il fatto nei casi di cui articoli 52, commi secondo, terzo e quarto del Codice Penale è esclusa. Stiamo parlando di responsabilità civile. Giustamente il senatore Grassi dice: siamo forse in una situazione in cui ribadiamo due volte la stessa normativa. Forse la norma poteva essere più precisa, i suggerimenti che ci ha fatto purtroppo fuori dal tempo massimo erano forse in punto di diritto più eleganti, ma qui
credo che sia stata, anche ribadendo, duplicando la previsione normativa, sia stata chiarita la volontà del legislatore di escludere qualsiasi possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte dei familiari degli aggressori, che non possono, con una sistematica vittimizzazione secondaria, pretendere di mettere nuovamente in croce la vittima. Questo quindi è il quadro nel quale ci apprestiamo a votare. Credo che questo sia davvero un debito di giustizia. Prima si è detto i procedimenti sono pochi, ma fosse anche solo uno, a parte il fatto che sappiamo benissimo che nelle procure i procedimenti penali non vengono rubricati sotto l'articolo 52 del codice penale, ma semmai come omicidio, come lesioni gravissime o come altri titoli, per cui è ben difficile per le procure riuscire poi a dare dati chiari e condivisibili dal punto di vista, diciamo, statistico, ma fosse anche solo un caso all'anno. Noi comunque, per una questione di giustizia sostanziale, dovremmo dare una voce, una parola chiara e definitiva sul fatto che la difesa è un diritto, che la difesa è un dovere, che la difesa è sempre legittima. Grazie.